Salve a tutti ragazzi, è Empio per Uzorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Dragon Ball Sparking Zero. Oggi, prima di iniziare la solita modalità storia, volevo andare un secondo nel negozio, visto che comunque secondo me c'erano delle cosine da comprare molto molto interessanti. Anche dei personaggi ragazzi, chiaramente si intende personaggi. Quindi andiamo nel negozio raga, c'ero già capitato così a caso, però... volevo andare a comprare effettivamente adesso delle cosine perché insomma sinceramente anche quando mi devo allenare così o voglio giocare a caso non ho molti personaggi disponibili. Vedete ragazzi, subito si vede Goku Ultra Istinto che tra l'altro non costa nemmeno tanto, 120.000, considerando noi abbiamo 1.482 zeni. Non mi chiedete come, probabilmente anche dovuto al fatto che ho il season pass, probabilmente, non lo so raga. Fatto sta che io volevo subito iniziare con alcuni, chiaramente non acquisterò i personaggi sbloccabili, o meglio che penso possano essere sbloccati con la modalità storia, tipo anche questo Frost, Caulifla, forse questi possono essere sbloccati in quel modo. Vorrei sbloccare tipo quelli dei film, raga, ecco, esatto, tipo andrei subito con Baby Vegeta, chiaramente ti sblocca anche le trasformazioni, almeno credo. Andiamo con Tapion, ragazzi, con Bojack. Insomma, compriamo un po' di personaggi dei film che secondo me o le comprate quelli. Non credo che... ecco, compriamo anche Tarle. Tanto i soldi ce l'abbiamo, ragazzi. E poi li farmiamo, credo, anche abbastanza in fretta. Prendiamo quelli più importanti. Poi chiaramente Genemba, ecco, lo comprerei, raga. Arriviamo tipo a 800.000 all'incirca. Vediamo un po', non voglio spendere tutto, magari i soldi servono anche per altro. Ecco, King Cold. Ma sì, compriamo anche King Cold, anche se potrebbe essere sbloccato probabilmente. Bardock uguale, non lo so, UbGT lo compriamo ragazzi. Compriamo un ultimo raga, io comprerei a questo punto Vegeta Super Saiyan 4. Per il momento va bene, poi raga, questi sono i personaggi, non vi offendete se me li compro da solo, insomma, sicuramente. I costumi per il momento invece volevo star fermo perché molto probabilmente, a parte alcuni, si possono sbloccare anche con la modalità storia probabilmente. Quindi raga, per ora non li andrò a comprare, però comunque qualora mi servissero li comprerò. Per il momento questo è tutto quello che volevo fare raga. Anzi, un'altra cosa che volevo fare totalmente a caso per oggi, che verrà un video un pochino più lungo probabilmente proprio per questo, volevo andare ad evocare Shenron così a caso ragazzi. Vediamo un pochino cosa ci può esaudire, quali desideri ci può esaudire. Nel Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 ci sbloccava dei personaggi, degli strumenti, degli zeni. Insomma, vediamo un pochino raga. Anche perché il Season Pass non l'ho comprato per non utilizzarlo, per cui ragazzi. Ok, vedete, voglio più zeni, voglio più titoli, aumenta il mio livello giocatore, voglio nuovi costumi, voglio completare un episodio battaglia mai nella vita. A questo punto ragazzi, voglio nuovi costumi, tra l'altro è possibile scegliere... Ah, vedete ragazzi, costume di Yamcha, Maestro Muten, costume di Vegeta Super... ma io non lo so in realtà, per ora diciamoli che vogliamo soldi, raga, che probabilmente è la stessa cosa che chiederei nella realtà di diventare ricco. Ne avevamo più o meno 700.000, vediamo un pochino quanti ce ne dà, spero non sia tirchio. 300.000 zeni, non è male ragazzi, non sono tantissimi ma nemmeno pochissimi, devo essere sincero, quindi devo dire che posso accollarmelo raga. Super Shenron lo evochiamo nel prossimo episodio, va bene? Anche questo raga, Super Shenron era tutto appunto relativo al DLC barra Season Pass barra pre-order barra Ultimate Edition ovviamente. Bene, continuiamo la modalità storia di Goku ragazzi. Io in realtà in questo episodio volevo completare la saga di Buu, ma volevo anche fare dei What If che non avevamo completato. Non so, tra l'altro in realtà li posso fare anche alla fine.
Perché sono dei what if un pochino più rognosi da fare. Qui raga, basta che io vada indietro, però assolutamente avevamo completato questo what if con tra l'altro lo Sparking Zero Moment, no? E andiamo a vedere che tipo da queste parti c'era una storia alternativa che non avevo sbloccato, però raga, ecco tipo qui, vedete? Qui raga, ah, c'era questa cosa dove c'era una parte dove dovevi battere Jith e un'altra parte dove non si sa quello che bisogna fare. In realtà sono andato a vedere su internet perché ci ho provato in un video poi che ho cancellato perché non avevo fatto un cazzo per la fine, e lì non devi contrattaccare. Proviamoci a caso, poi se mi riesce bene, se no taglio questa parte, ragazzi. No, ragazzi, alla fine no, mi sembra proprio che non ce l'ho fatta. Eh no, raga, vedete che non mi è riuscito, non lo so allora cosa bisogna fare, lo vedremo poi. Anche qui, per esempio, qui c'era un altro what if-ino dove dovevi battere Freezer senza utilizzare la sfera Genkidama, in questo caso. Vabbè, raga, questi si faranno in un'altra occasione. Andiamo subito a fare la cazzo di saga di Majin Buu, raga. Andiamo subito a fare questo capitolo qui, esatto. I what if rimanenti li farò in un'altra occasione, tipo alla fine della saga di Goku, no? Vediamo un pochino questa saga di Majin Buu. Quindi grazie a Goku e Gohan la pace torna finalmente sulla Terra. Goku viene a sapere che Gohan sarà al torneo mondiale, così chiede alla chiaroveggente Baba di farlo tornare sulla Terra per un giorno per partecipare. Là tuttavia incontra un altro concorrente, Kaioshin, e scopre che il terribile Majin Buu sta per rinascere. Goku si ritira dal torneo per impedire il ritorno di Majin Buu, raggiunge il mago Babidi e sconfigge i suoi tirapiedi. Purtroppo Babidi sfrutta il desiderio di Vegeta di chiudere i conti con Goku per controllare la sua mente. Quindi già si passa al combattimento Goku vs Majin Vegeta a regola. Lì proprio nel torneo mondiale Babidi usa i suoi poteri per riportare Goku e gli altri all'arena del torneo, infatti. Are we back at the tournament arena? Ne si skippa tutto, si va direttamente qui. Incurante degli spettatori presenti, Vegeta sfera uno spaventoso colpo energetico, Goku fa del suo meglio per bloccarlo, ma chiaramente va a finire sugli spalti, spaccando mezza città. Quindi, insomma, grande Vegeta, come sempre. Goku è meglio si trasformi, questo è un vero trimone questo Vegeta, ragazzi. Proprio l'ho sempre odiato, ma invece no, non è vero, uno dei meglio. You let Babidi's spell take control of you, didn't you? Because doing something like this would make me fight you. Bellissima anche la tuta di Gohan, ragazzi, tutta questa tutina attillata. No. If I hadn't gone to these links, we wouldn't be about to fight. I had one day, one measly day in which to beat you, and I wasn't going to waste it standing around on that ship. That was your reasoning? You killed countless innocents to try and repair your meaningless pride? Meaningless? What do you know of meaningless? I don't give a damn about Majin Buu. All I want is my fight with Kakarot. Here and now, I will emerge as the victor once and for all. There's no reason he ever should have bested me. He and I are both Saiyans. But I was royalty among our people. I was a prince, yet he prevailed. He even had the impudence to save my life before! And that is an indignity I cannot bear! Madonna, stai calmino, Vegetina, cazzo, eh? Move us to some place where there's no one else around! I'll give Vegeta the fight he wants, but not here! Alright then, guess you can fight somewhere else. Pa-ra-pa-pa! Ma ho sputato tutto, ragazzi. Sto continuando a sputare tutto, cioè era un casino ho fatto con questo monitor, raga. Puttana merda.
Oh, Vegeta si caca addosso, ragazzi. Vegeta e Goku vengono trasportati altrove, ma Babidi continua ad avere il potere sulla mente del principe dei Saiyan. Tuttavia, il desiderio di sconfiggere Goku è così enorme che Vegeta riesce a resistere al controllo mentale del mago. For you to go this far, you must have wanted to settle the score real badly, huh, Vegeta? Can't lie, I get it. Lo capisco, lo capisco. It'll be over soon enough when I kill you! Raga, non imparerò mai veramente a fare questa cazzo di mossa. C'ho anche la Kamehameha teletrasporto, bellissima raga, proviamola. Mamma mia, ah, si è parato, vabbè. Col cazzo. Ma non è Super Saiyan 2 Goku? Oh sì, forse sì, non lo so, mi sembra l'1 questo ragazzi. Oh oh. Ah, non l'ho preso per pochissimo. Goku, basta. Fine, let's take care of this boo first. You wouldn't give me your best in this fight if you were too distracted. Infatti, invece, è meglio che non ti conviene veramente sfidarmi. Però lo potevo battere, forse anche questo era un altro what if, chissà. Ma in realtà c'ero quasi arrivato, eh. Non ho voluto utilizzare la ulti giusto così perché mi sembrava inutile utilizzarla, lo scontro non era comunque difficile. Però chissà. Forse c'era il what if che lo potevo battere. Tanto ora quando finisco la saga di Boo vado a controllare tutti le varie storyline alternative. Sto gioco per questo è fighissimo, ragazzi. C'è un sacco di cosine da scoprire che sono inventati. Goku vorrebbe sconfiggere Majin Buu con Vegeta, ma Saiyan gli fa perdere i sensi e gli prende un Senzu. Dopodiché mette in gioco la propria vita nel tentativo di eliminare Majin Buu. Tanto questo lo vedremo anche nella saga di Vegeta, poi nella storyline, nella storia, anzi modalità storia di Vegeta. Sta a vedere che pensavo che durasse un cazzo, raga, questa modalità storia. Invece, tuttavia, dopo il colpo devastante di Vegeta, Majin Buu si riprende e inizia a distruggere il mondo seguendo il volere di Babidi. Goku riprende i sensi e, non percependo l'aura di Gohan, pensa che sia morto. Pensa quindi a un piano per sconfiggere Majin Buu. Ah già, ora ci trasformiamo in Super Saiyan 3. Goku insegna a suo figlio Goten e a Trunks, il figlio di Vegeta, una tecnica chiamata fusione che permette di unirsi e creare un guerriero potentissimo tramite la danza di Metamor, no? Sapendo che Majin Buu sta andando a distruggere West City, Goku manda Trunks a recuperare il radar del drago da casa sua. Lui nel frattempo si presenta da Majin Buu per guadagnare tempo, così gli mostra la sua nuova trasformazione. Il Super Saiyan 3. Certo, queste battaglie però iniziano così a caso, madonna, non mi fa nemmeno fare un cazzo, cioè veramente non mi fa fare, un cazzo mi fa fare, fra. Capito, ma insomma... Majin Buu is my loyal servant, and he obeys my every command, if he knows what's good for him. Madonna, sti contrattacchi di merda, fra. You'll regret that! Ma no, ti spezzo proprio, eh. Ma che cazzo c'è? Ma vaffanculo, guarda.
Lo sei. Ah! Oh, l'ho preso, ragazzi, finalmente. Sì, scusate se a volte gioco di merda, raga, però insomma davvero qualche volta mi fa incazzare. È per questo che non gioco con le ranked, insomma, non gioco online. Ok, Super Saiyan 1, Vegeta. Ho detto Vegeta. Hold on. There's regular old Super Saiyan. Then there's a level beyond Super Saiyan. Madonna! Fermo che sei messo male, cazzo! Madonna, ma proprio beccati questo nel buco del culetto, vai! Sta Kamehameha teletrasporto non riesco a utilizzarla. Dove sei? Dove cazzo sei? Sperde un po' di tempo, raga. Tanto appunto bisogna andare fino al Super Saiyan 3, quindi voglio godermela tutta la trasformazione. Mamma mia, eccoci qua! Eccoci di qua, eccoci qua, ragazzi. Madonna! Vediamo un pochino sta mossa, ragazzi. Pugni gemelli del drago. Che cazzo è? Non ho letto. Super pugni gemelli del drago, ma bellissimo. Vabbè, raga, però cioè qui veramente mi madonna. Oh, non si può colpire. No, non si può colpire, ragazzi. Cioè, sono morto, madonna! Madonna! Ah! Non ce la famo, eh! Madonna, ragazzi, che rottura di coglioni! Dio, chi ti ha detto niente? Chi cazzo ti ha detto di fare niente? Chi cazzo ti ha detto di fare niente? Ok, ora ce la fa, eh. Anche perché veramente, ma avrebbe anche scartavetrato i coglioni, ma avrebbe anche scartavetrato. Guarda là, non si può fare un cazzo, ragazzi. Oh, proviamo sti pugni gemelli del drago, raga, veramente. Mamma mia, ma che cazzo... Mamma mia, ragazzi, la mossa! Ma assurda sta mossa, ma quando la fa questa mossa? Quando la fa questa mossa, ragazzi? Contro Majin Buu, contro Kid Buu? Assurda sta mossa, non me la ricordavo. Mo, vabbè, no, l'animazione personalizzata! Non ci posso credere. La presa personalizzata perché era contro Majin Buu, no, vabbè, bellissimo tutto questo. Cioè, questa cosa non veramente è strabiliante, raga, per quanto mi riguarda. Non pensavo potesse arrivare a raggiungere questi livelli di dettaglio del gioco. Ok, lo potevo pure sconfiggere in realtà, però cioè mancava pochissimo, forse avrei sbloccato un what if, chissà. Gliele devo dare più secche la prossima volta, poi tanto controlliamo come ho detto prima. Ecco, chiaramente Buu ammazza Babidi, proprio lo decapita letteralmente. Goku ha guadagnato tempo a sufficienza, così si teletrasporta indietro. Subito dopo Majin Buu uccide Babidi, liberandosi dal suo gioco. Goku ha consumato una gigantesca quantità di energia durante lo scontro, riducendo di molto il suo tempo di permanenza sulla Terra. Così usa fino all'ultimo secondo per allenare Goten e Trunks. Sfortunatamente presto per lui arriva il momento di tornare nell'aldilà. Goku,
I'm sorry, but it's about time we took you back to Otherworld. Ok raga, spero che mi vediate uguale un attimino, però ho avuto un problema con la luce. Semmai sistemerò il green screen oppure non mi metterò con il green screen. Ho avuto un problema con la luce, l'ho dovuta spengere raga, sennò mandava a fuoco la casa. Non sto scherzando, poi magari vi racconto, però ok. Right. I understand. What's the matter, Goten? Se aumentiamo un po' più questo. Goten, honey. Do you want to give your dad a hug before he goes? Oh, was that all? You should have said so, son. Bring it in. Goten, you take good care of your mom for me, okay? Well, that's it everybody. I'll see you all on the other side. E quindi Goku da qui non fa più un cazzo fino alla battaglia contro Kid Buu praticamente, mi sembra. Anzi no, cazzo, il cazzo dico, si unisce a Vegeta e fa Veget. Quindi insomma, assolutamente. Goku torna nell'aldilà, qui percepisce l'aura di Gohan e usa il teletrasporto per raggiungerlo sulla terra dei Kaio, dove si sta allenando. Gohan spezza poi per caso il sigillo che ha tenuto bloccato per 15 generazioni il precedente Kaioshin e lui libera il suo potenziale latente con un balletto del cazzo. Intanto si fondono loro due ragazzi e c'è tutta la storia di Gotenks nella stanza dello spirito del tempo. Nel frattempo sulla Terra Goten e Trunks si fondono dando vita a Gotenks e si scontrano con Majin Buu ma non riescono a sconfiggerlo. Gohan torna poi sulla Terra con la nuova potenza per sconfiggere Majin Buu. Goku lo saluta e guarda lo scontro dalla Terra dei Kaio. Purtroppo anche Gohan si trova in difficoltà perché Majin Buu diventa più forte assorbendo Gotenks e Piccolo. Goku resuscita grazie al sacrificio del vecchio Kaio e torna sulla Terra con i suoi orecchini Potara, capaci di dar vita a una tecnica ancora più potente della fusione. Goku vorrebbe usare gli orecchini Potara per fondersi con Gohan, ma questo viene assorbito da Majin Buu. La situazione è critica. La chiaroveggente Baba riporta Vegeta sulla Terra. Goku gli chiede di fondersi con lui, ma Vegeta rifiuta categoricamente. Tuttavia, sapendo che Majin Buu ha ucciso Bulma e assorbito Trunks, Vegeta cambia idea. Ovviamente, cazzo. Credo bene. I finally found you! Vegeta! Here, give it here! Gli dà il Potara. Top. E quindi questa parte di Vegeta probabilmente è comune sia a Goku sia a Vegeta, insomma, vedrai per forza. La prima volta che vedo la fusione in Sparking Zero, no, in realtà no, perché l'ho fatto una volta in allenamento. Strafiga in culo, ovviamente, mentre che ve le dico. È fortissimo però lui, eh. Sembra molto forte. Ah, pure Super Saiyan, bah, subito proprio. Mi trasforma lui, ovviamente. Ah, vabbè, la Kamehameha addosso proprio mi ha lanciato, però. Il final... la final Kamehameha tira? Wow. Madonna, mi son parato, fra... Mamma mia, che colpo! Si trasforma, che cazzo fa? Ma assorbe forse. Ah, minchia, non me l'aspettavo.
Ma la ulti questa? No. Vediamo. Bello, il Bing Bang attacco proprio. Sì, ma muori, eh. Ok, perfetto, è morto. Bene, distrutto proprio, me che non si dica, insomma. In realtà ancora in piedi, boh, non ho capito questa cosa. Vabbè, forse non potevamo abbatterlo, diciamo così. Benissimo, top, mi è piaciuta questa battaglia, sì, devo dire la verità. La competenza di Goku sale, veramente a caso, però ci sta. Di Goku fine. Vegeta riesce a sfruttare l'occasione per farsi assorbire da Majin Buu. In questo modo può finalmente portare in salvo Gohan e gli altri. Tuttavia, quando estraggono anche la forma originale di Majin Buu, quello che li ha assorbiti si trasforma in un essere privo di qualsiasi controllo. Diventato l'incarnazione della distruzione totale, minaccia di distruggere la Terra. Kaioshin riesce a far fuggire Goku e alcuni suoi amici nella terra dei Kaio, ma Majin Buu impara all'istante il teletrasporto e li segue. A inizio la battaglia che deciderà il futuro dell'universo. Eccola, subito, inizia subito, ma quando ragazzi sta cosa che iniziano subito le battaglie mi fa incazzare. It was your blind instinct to protect them that spurred you on, pushed you beyond your limits. And certainly that wasn't part of it. But over the years, I realized there was more. Something else in the way you approach a battle. I used to fight for the sheer pleasure of it. Sparing no one, I killed the dominant to feed my insatiable pride. But you need to fight to kill. Or even to win, only to test your limits and become the strongest you can possibly be. You showed mercy to everyone, even me. As if you knew one day I would possess the tiniest sliver of a soul. And here I am, fighting alongside of you. Defy all logic. By some miracle, your compassion has rubbed off on me. Yet I still don't fully understand how you do it. How can you say and fight with such power? And at the same time be so gentle. Perhaps it's my anger that made me blind to the truth of Solo. Hang in there, Kakarot. You are number one. Bellissimo, ragazzi. Come sempre, veramente, questa parte è fenomenale. Vegeta che capisce alla fine che comunque Goku è il migliore, mette da parte l'orgoglio e fa combattere Goku perché capisce che contro questa versione di Majin Buu non c'è niente da fare, solo il Super Saiyan 3 di Goku può batterlo. È bellissima sta cosa, ho sempre trovato veramente emozionantissima. Qui Ciccio ti... Ah, separato. Ah. L'abbiamo già ammazzato così, raga, quindi insomma... Perfetto. Just so hard when he keeps coming at me. I only need a minute. One minute, that's all. Va bene, va bene. Lo potevo sconfiggere subito, ma ho preferito attendere. Now make my stand against him for the next minute. And while he's occupied, you power up. Sì, ho preferito attendere perché alla fine è meglio seguire la versione canonica, diciamo, la storyline canonica, e poi dopo fare tutti i what if. Mi sembra strano che non ci sia nemmeno un what if nella saga di Buu, ragazzi, anzi, ci sarà sicuramente più di uno, visto che ci sono molti episodi. Vegeta cerca di guadagnare tempo, ma viene sconfitto da Majin Buu. A quel punto Mr. Satan si fa avanti dichiarando che sarà lui ad eliminarlo. Majin Buu cerca di uccidere Mr. Satan. Ma il Majin Buu originale si separa da lui e inizia a difenderlo. Tuttavia nemmeno lui riesce a resistere a lungo. Goku, che cercava di accumulare energia, è esausto e non riesce a mantenere la sua trasformazione. Vegeta sorride sarcasticamente, pensando a quella situazione disperata, ma ha un'idea. Hey, Supreme Kai and Dende! Do you hear me up there? If you can, then say something, damn it! Vegeta! I think it's about time we let the people of Earth shoulder the burden for once. The plan is underway. It's time for you to create a spirit bomb. But even if I collect a little energy from all the people who were brought back, it still won't be enough to take down Boo. It won't just be a little bit. You'll get every ounce of spirit energy they can spare.
Well, we want to use the spirit bomb, Vegeta. Since I thought it's Goku, I kind of feel like a brown dad. Okay, guys, it's all set. And you can speak not to just Earthlings, but the whole universe if you want. Sti cazzi. That's more like it. Citizens of planet Earth, can you hear me? I like this new side of you, Vegeta. Nice going. Here we go. People of Earth, give me your energy. We need you. It's ready! L'ultima battaglia contro Kid Buu me la potevi far fare, però, eh. Incredible warrior, Boo. It was you against the universe, and you nearly won. I hope you can come back once more, but good. I want to fight you again, one-on-one, without all the loss. I'll be right there waiting for you, only stronger. Later. Momento epico anche questo, ragazzi, l'ultima Genkidama contro Kid Buu. E tutto è bene, quel che finisce bene. Sono stati tutti resuscitati per l'ennesima volta, il Majin Buu malvagio viene sconfitto dalla sfera Genkidama e Goku e gli altri fanno ritorno sani e salvi sulla Terra. Tutti i loro cari sono lì ad accoglierli, compresi i familiari e le mogli. Rompicazzo! You mean you can stay now? We can all be together like a real family? You and Gohan and Goten are back and there's no catch? Ma quel cazzo, Goku c'ha la manca in paradiso. I can't wait to get to Mount Paozu and have some of your good old home cooking, Chi-Chi. Eh sì, la mi fava. Vedi che tra due mesi è bello fuori casa che gli ha rotto già il cazzo. I thought it was good news. Però è una rompicoglioni come lei. Goku è tornato in vita e ha sconfitto Majin Buu, ora può finalmente tornare a vivere con la sua famiglia, facendo il padre, sì. Meno male il gioco ha messo i tre puntini perché non ci crede nemmeno lui. Veramente, cioè davvero, Goku che fa il padre è qualcosa, è come Matteo Messina Denaro che si mette al fa il prete, cioè veramente qualcosa del genere proprio. Comunque abbiamo sbloccato un po' di roba, raga, molto figa, saga di Beerus, risurrezione di Freeza, quindi c'è anche il super ovviamente, raga, che ve lo dico a fa, prima di concludere l'episodio volevo vedere appunto se però ci fossero qualche what if, no? Qualche linea temporale alternativa da sbloccare, tipo questa qui, ragazzi, esatto, indebolisci Majin Buu, è quella di prima, proviamo a farla subito, dai, proviamo a farla subito, qui al posto di indebolire Majin Buu dobbiamo letteralmente spaccargli il muso, io raga lo farò così, nemmeno vado in Super Saiyan 3, ragazzi, cerco di ucciderlo subito, raga, con tutto, lanciandogli tutto il possibile. Chiaramente sempre se ce la faccio, però, perché qui già iniziamo malissimo, cioè veramente. Cioè, io qui già posso riavviare subito, scusatemi, però non ero pronto per un cazzo, per cui. Come on, big guy! Why is somebody as strong as you taking orders from a shrimp like Bobbity? Nobody, if he knows what's good for him. Ok, proviamo subito con la super sfera Genkidama, proprio nel muso, proprio gliela lanciamo. E lo prendo subito, proprio. Insomma, c'ha tanta vita Majin Buu, come vedete, quindi anche ammazzarlo non è semplicissimo, però c'è di buono che ho tempo. Prima, insomma, se comincio a lanciargli un ulti dopo l'altra, allora, ragazzi, probabilmente lo batto. Però se è andato in massima potenza, occhio, eh. Ok, tipo così, ragazzi, cioè. Ulti a ruota. E lo prendo anche stavolta, da dietro poi, tra l'altro. Mamma mia, proprio spaccata, merda, cazzo. Mamma mia, cioè. E si va subito in Super Saiyan 3, eh? Let's do this already. I'm sorry this took so much longer. Oh, che mi fai? But I haven't had as much practice with this. Che cazzo è? Mi ha lanciato un pene veramente addosso. Ah, guardatela che mossina carina. Ah, vabbè.
Purtroppo non è scamp. Vediamo. Oh, battuto, zia, eh? L'ho battuto, ma l'avevo battuto! Come l'ho battuto? Cosa devo fare allora? Allora non dovevo fare così. Che cazzo devo fare? Devo batterlo prima di andare in Super Saiyan 3? No, raga, vabbè. Ah, aspetta un secondo. Dopo aver raccontato l'accaduto ai suoi amici, Goku usa le sfere del drago per riportare in vita tutti quelli che erano stati uccisi da Majin Buu. Aspetta, non mi torna. Spiega che cancellare il ricordo di Majin Buu dalle menti di tutti risolverà ogni problema. I suoi amici sono d'accordo. Il nuovo Majin Buu va a vivere nella Capsule Corporation e diventa un ottimo compagno di giochi per Trunks e Goten. Raga, voi non so se avete letto prima qualcosa, io però mi sono distratto, guardavo il telefono. It's unbelievable! The dreaded Majin Buu living a peaceful, carefree life on a planet he once threatened? I never could have expected this. Quindi ce l'ho fatta, insomma, a sbloccare la condizione. Yeah, it's crazy, alright? But I'm really, really glad it worked out this way. It would have been such a shame for him to just die. Yeah, how do you figure? Well, Majin Buu was so strong that he could go toe-to-toe with me, even in my Super Saiyan 3 form, right? Think of how great a rival he'd be for the next generation of fighters, like Gohan and Goten. Plus, most of my fiercest rivals are now some of my best friends. I tell you, you might be the only guy in the whole universe who'd think a planet-destroying freak of nature would be a shame to let die. Come cazzo parla, ragazzi, De Caio? Infatti il doppiatore è lo stesso di Goku, lo sapete, eh? Lo stesso, mi sembra. You may be right. Your track record shows you know how to bring out the good and even some of the worst people. I just do what I do. With everything settled down now, it would have been really cool to fight Majin Buu at full power just one more time. But hey, maybe it'll happen someday. E succederà effettivamente. Questo era un what if, chiaramente. E bisognava solamente, come c'è scritto, probabilmente c'è scritto, indebolisci l'avversario entro il limite, come ho fatto io, ragazzi. Dovete praticamente ammazzarlo, anche se non riuscirete ad ammazzarlo. Vediamo un pochino se c'erano altri what if, ma non mi sembra proprio. Forse uno di Vegeta, uno relativo a Vegeta. Non lo so, ragazzi. Raga, mi dite nei commenti cosa sono quelle tessere in alto a sinistra. Ora c'è Vegeta, ora c'è Gohan. Non ho capito, raga, non sto capendo, non ho capito perché. Comunque, ragazzi, niente, per il momento, per oggi è tutto. Poi bisognerà fare altri piccoli what if, li faremo però poi nei prossimi episodi. Nel prossimo probabilmente vorrò completare la saga di Goku, poi la modalità storia relativa a Goku, e se avanza del tempo anche fare questi piccoli what if, se no le facciamo in un altro episodio ancora. Raga, alla fine, insomma, questa modalità storia, ridi e scherza, non durerà poco, perché comunque c'è da fare quella di Goku e l'abbiamo praticamente completata in, questo sarà il sesto settimo episodio. Poi c'è da fare tutte queste altre, raga, che non sono tantissime, ce n'è una, due, tre, quattro e cinque, non sono tante, anche perché tipo Black Goku non ci sarà da fare chissà che, capito? Però non è una, pensavo venisse più corta questa serie, in realtà secondo me potrebbe venire lungotta a causa proprio di tutte queste modalità storie e tutti questi what if. Quindi ci stanno e ne vedremo delle belle anche nel prossimo episodio. Mi raccomando, continuate a seguirmi però iscrivendovi, commentando e mettendo un bellissimo like. Noi ci vediamo nel prossimo video di Dragon Ball Sparking Zero. Da Peperuzzo è tutto, ciao a tutti.